Allora, ragazzo mio, oggi ti vado a presentare una ricetta squisitissima. Come hai visto già nella partenza del video, ho cominciato ad affettare un po' di materiale, di ingredienti, non di materiali, gli ingredienti che ci servono. Ora continuo con l'altro pezzo che già l'ho preparato, se no il video viene troppo esagerato, no? E i video esagerati non piacciono a nessuno perché poi riguardano a saltelli. Si prende un coltellino bello affilato perché deve essere bello affilato questo e poi andiamo a fare tutte le striscioline, cuore di bue. Nel frattempo che io affetto, si può fare una bella cosa: cliccare sulla campanella per attivare i futuri video e iscriviti al canale se non sei iscritto. Così non perdi i prossimi video del canale. Cuore di bue. Andiamo a preparare. Io non ho messo il microfono esterno perché sono qui vicino alla camera, perché poi nei commenti mi scrivono e non si sente l'audio. Hanno ragione, perché se non si sente l'audio e non spieghi quello che fai, andare a intuizione è un problema, no? Allora noi cerchiamo di accontentare il pubblico. Una volta che il cuore è affettato e già si è preparata o preparato tutti gli ingredienti, si passa alla pentola. Ecco
andiamo a mettere 3 cucchiai olio extravergine d'oliva italiana possibilmente. Nel frattempo che scalda, ora questa wok scalda subito, non è come una padellina, infatti anche la padella d'acciaio scalda subito e non è che ci sta tanta a scaldare. Nel frattempo che scalda, lo senti subito che va su, ci andiamo a buttare un bel trito di cipolla rossa di Tropea come avevo già cominciato e poi mi bruciava gli occhi, mi bruciava gli occhi e ho lavato tutto. Vedi come già comincia a soffriggere. Non levate perché mi bruciava gli occhi, ottima cipolla, cipolla rossa di Tropea originale, ho degli amici, me l'hanno mandati. Il cuore, quello di bue non lo trovo tanto spesso quando vado al supermercato, lo trovo poche volte. Alcuni non ce l'hanno neanche, tu passi non hanno il cuore, non lo so. In base alla vendita, capito? Se non va non lo prendono. Se poi trovo un macellaio che ce l'ha, lo puoi prendere subito e andarlo a fare. Mentre la cipolla comincia a soffriggere, ci andiamo a buttare lo zenzero. Non tanto grosso lo zenzero, ne basta poco. Magari basta un pezzettino quanto per dargli un po' di odore, di sapore. Perché se magari prendo uno zenzero che ho 1 chilo che faccio, lo butto tutto dentro. No, io ora ne faccio un po'. Quanto mi basta, la facciamo andare 5 minuti. Giriamola perché sennò si va a bruciare. Perché lo zenzero non deve essere soffritto, che non so patate. Le patate tu le mangi fritte. Quando già la cipolla comincia a prendere il colore, ci andiamo a buttare il cuore. Il cuore lo dobbiamo girare fino a che non cambia colore. Da rosso, diciamo, passa a grigio. Poi si carica un po' d'acqua, insomma. Giriamolo. Giriamolo fino a che cambia colore. Per farla mangiare ci vuole tempo e passione. Se non hai tempo e passione non fai nulla. Vedi, comincia a cambiare il colore qui. Quando diventa tutto così, allora andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti. Questo saltellino che faccio, non gli dare tanta fiducia perché usando olio extravergine qui schizza. Può prendere e può fare la fiamma, capito? Era su spegnere ora. Una volta che abbiamo buttato i funghi, il teto di funghi lo trovi nei supermercati già pronto, una bella girata,
e lo andiamo a coprire con l'acqua. Ecco qui, coperto con l'acqua. Bene, a questo punto ormai l'acqua l'ha scaricata, andiamo a mettere un po' di sale, un po' di sale. Si copre tutto e ci vediamo fra 20 minuti. Una volta trascorsi i suoi 35 minuti, l'andiamo a impiattare. Vedi come si è ritirata l'acqua. Ora c'è tutto il sughetto, quello è ottimo. Quello lì lo puoi bere che ti fa bene alla salute. Va bene per il colesterolo, abbassa il colesterolo. Non lo buttate via il brodo. Si va a impiattare. Una volta terminato, che sono passati i suoi 35-40 minuti, poi lo andate a sentire, no? È che io vi dico 30 minuti e ci vuole 30 minuti, perché se la fiamma è più alta e ci vuole meno, se la fiamma è più bassa ci vuole di più e di meno. Allora, come ti dicevo, si impiatta, ho impiattato nel piatto rosso come il fungo, questo. Un fungo d'arresto dei motori, quando c'è qualcosa che non va alla macchina, a un motore elettrico, schiacci il fungo per staccare il quadro. Te vai a schiacciare il fungo perché sei sul canale giusto per te. Il canale dove trovi tutto quello che ti serve. Il canale dove ti tiene sempre compagnia e ti fa stare bene. Una volta impiattato, buonissimo. Se vuoi sopra ci metto una spolveratina di formaggio, ma non te la sconsiglio, perché sono i funghi, è meglio non mettere nulla. Allora, Rocco Scano ti saluto e ti ringrazia. Se non sei iscritto, iscriviti, metti mi piace, condividi questo video. Il piatto termina qui, ora io lo finisco di mangiare e te lo vai a fare.